Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, oggi un video super speciale perché nuovamente mi sono fatta coinvolgere da quel vortice che è il sito di Wish. Ogni volta che vado su Wish ci sono delle cose che sono assurde, pazzesche, i prezzi sono bassissimi, cioè è veramente un sito particolare, molto bizzarro. Oggi in particolare voglio guardare e analizzare con voi le cose più assurde, le cose più strane, quasi, cioè, impossibili, che però loro vendono su questo sito. Sono talmente strane che se tipo io vengo a dirti: sai che su Wish vendono il nulla, tu mi dici che cosa significa vendono il nulla. Loro hanno per esempio il nulla, si chiama nothing, per la persona che ha tutto, e praticamente è, ti scrivono anche: congratulazioni, hai ricevuto il dono del nulla, assolutamente nulla, e il minimalismo al massimo, praticamente less is more, more or less, più o meno. Mi fa un po' ricordare quelli che dicevano che uno può venderti l'aria di una determinata città, no? E questo mi fa veramente pensare a quello, perché è praticamente il nulla. E poi, cosa stranissima, io ne ho ordinato uno, ok? Me ne sono arrivati due di nulla. The gift of nothing is yours to discover, cioè il dono del nulla sei tu a scoprirlo, e praticamente questo è quanto. C'è addirittura anche la garanzia che dice: questo prodotto è garantito che non fa assolutamente niente. Se succede qualcosa, se effettivamente qualcosa lo fa, potete rimborsare, potete rimandarlo indietro e riceverete un rimborso completo, perché ovviamente. E questa è un po' la cosa, la prima delle cose assurde di oggi. Abbiamo ordinato il nulla, altrimenti due palle di nulla. E questa non era neanche la cosa più strana che vedremo oggi, e questo dice tutto. Allora, poi, altra cosa che vi giuro, quando l'ho vista non potevo non prenderla, c'è un marsupio con disegnati sui rotolini di ciccia della pancia. E il bello è che quando lo metti sembra veramente che siano i tuoi. Adesso lo proviamo, per questo video facciamo di tutto e di più, sono una vera e propria cavia. Notare che la pancia sta sia davanti che sopra, sia mai che uno ti veda dall'alto e pensi che non sia la tua di panza. Notare il mega rotolone. Questo è il risultato, lo stretto al massimo, questo è il risultato. Mi fa troppo ridere, vi giuro, mi fa troppo ridere, come può essere? E praticamente tu te ne vai in giro con il tuo bel marsupio, con la tua panza, e sei molto fashion. Non lo so, mio Dio, ma è troppo figo. Sarebbe però da fare un esperimento, vedere che cosa pensa la gente quando va in giro con sta roba. Deve essere anche utile perché ha un sacco di tasche e sembra anche molto resistente, ma io mi chiedo, ma perché la gente compra un marsupio con la ciccia, con i rotolini di ciccia? Perché? Cioè, ma chi è che lo vuole? Io? A dire il vero, non penso ci sia una persona al mondo a cui possa star bene una roba del genere. Vabbè, però è molto molto buffo e simpatico, e questo c'è da dirlo. Poi, altra cosa che io ho visto, ragazzi, sono le calze di Trump. Ma non sono calze di Trump normali, sono calze di Trump con i capelli con il riporto, ok? E con il pettinino per i capelli con riporto. Cioè, non c'è limite veramente al peggio. E adesso, il bello è che le ho prese prima di andare a Milano, e tipo mi sono fatta tutta la giornata a Milano con sta roba in borsa, che penso che chiunque abbia visto abbia pensato: questa non è normale. Secondo me la cosa più assurda, appunto, non sono neanche i calzini con i capelli alla Trump, ok? Non è questa la cosa più assurda. La cosa più assurda è che ti danno in dotazione il pettinino per pettinargli i capelli. Tutto sommato è una specie di antistress, quasi quasi mi piace. E questo è il risultato, ragazzi, calzino di Trump, devo dire molto comodo, molto caldo, e perde un po' di capelli Trump, questo bisogna dirlo, ma gatto Dev, i gatti pensano che io sia impazzita completamente, e praticamente vai e tu pettini praticamente i capelli di Trump quando sei in giro, non hai niente da fare, ti annoi? Pettina i capelli ai tuoi calzini, e c'è pure scritto, su si vede, Trump, vabbè. Ma ragazzi, arriviamo alla cosa più figa e al contempo più assurda di tutte, che io non vedevo l'ora di provare, l'ho vista ovunque, cioè è super famoso, ok? Allora, io non so nemmeno come descriverlo, si chiama Pimple Picker, ok? Questo è il package in cui mi è arrivato, adesso lo apriamo, e non è altro che un pezzo di finta
pelle e carne, da cui tu spremi del pus finto come se fossero punti neri o brufoli. Lo so, non sembra molto normale così a sentirlo, però a me, cioè, io mi diverto a guardare le robe tipo Dr. Pimple Popper su YouTube e tutti questi video in cui c'è gente che spreme tutti i punti neri. Che cosa volete che vi dica? Pensavo di essere l'unica, poi mi sono resa conto che questi video hanno tipo milioni di views e quindi mi sono detta vabbè, allora sono un po' più normale di quanto pensassi. E questo è praticamente il top per chi ha questa fissa come me. Adesso, allora, questa dovrebbe essere la bottiglietta di pus, che non si sa mai, ho preso anche una ricarica. Vabbè. E vado a riempirla, cioè vado a riempire questo pezzo di carne finta, tutto silicoso, con questo pimple pus, con questo pus. Ci sono anche le istruzioni per l'uso, ragazzi, notare. Ma sta roba è diventata strafamosa, perché l'ho visto in decine e decine e decine e centinaia di video e siti internet e io non vedevo lo... Oh mio Dio, c'è anche il contagocce? No, vabbè. Pensavo di doverlo riempire, ricaricare, invece qui c'è scritto che dovrebbe essere già carico, ok? Quindi vediamo... Proviamo a spremere. Oh, che schifo, oh mio Dio. Io vi giuro, non ci posso credere. Oh, è la cosa più schifosa del mondo. Però al contempo mi piace, ma non ci posso credere. Oh, che schifo. Ma chi è venuto un'idea del genere? Oh. Ok, ho cercato di riempirlo ancora un po', sciogliendo questo per 10 secondi nel microonde come c'è scritto, e poi alla fine ho fatto un po' un disastro e adesso c'è questa sostanza schifosissima, simil pus, ovunque sulla mia scrivania. È un po' dura da spremere, ma d'altronde è come un vero brufolo alla fine. Che schifo, ragazzi! E questo è il risultato, ragazzi, del nostro primo pimple popping. Proviamo a pressarli tutti assieme. Questo ha dato soddisfazione. Vabbè, penso che tra le cose più assurde che si possono trovare... Ah, sto continuando ad uscire, che schifo! Penso che tra le cose assurde che si trovano su questo sito, questa sia la più assurda. Non lo so. Che cosa ne dite voi? Vabbè, giudicherete a fine video, però questa non è niente male, ma vi giuro che dà una soddisfazione pazzesca. Anche se non è nient'altro che un cubo di silicone, ma il fatto di poter spremere sti cosi quando viene tutto fuori ti dà una stranissima sensazione di soddisfazione che non so neanche io spiegare, ma c'è. Altra cosa abbastanza allucinante sono questi portachiavi a forma di pollo e idem, non capisco perché me ne siano arrivati due. Cioè, come se avessero più scorte di una roba e quando ne ordini una te ne mandano due, tanto per, magari ti piace benissimo. E la cosa più assurda di questi polletti non è tanto la forma o il fatto di avere come portachiavi un polletto, che già di per sé è una cosa abbastanza bizzarra, insomma. La cosa più assurda di questo polletto di gomma antistress è che poi ad un certo punto, se lo spremi, esce l'uovo. E che in realtà è una specie di strano squishy con una pallina arancio. Vi devo dire che anche questo dà una grossa sensazione di soddisfazione. Non è niente male come antistress, come squishy, però sta cosa dell'uovo mi fa troppo... fa un po' senso, però da squishare, da... come appunto antistress, da per giocarci, è una figata secondo me. Adesso ne ho pure due. Volevo uno, ne ho due. Altra cosa che forse tra le meno strane, ma non per questo non strana, cosa che ho preso su Wish è questo, che dovrebbe essere per i gatti, ok? Io adesso vado a cercare uno dei miei gatti che si presti, possibilmente gatto Denver, gatta Beta mi sbrana e mi ammazza, però gatto Denver dovrebbe prestarsi, non vi garantisco nulla ma ci provo. Amore mio, vuoi vestirti da Batman? Non so nemmeno come si fa. Ci proviamo, amore mio, dai. Allora, secondo me dovresti metterlo nelle zampe questo, ma non è fattibile. Beh, gatto Denver, aspetta, dobbiamo fare i seri. Come si fa a legare? No, vabbè, te lo lascio così. Oddio. Non gli è ben chiaro che cosa sia sta cosa. Amore mio. Amore mio. Amore mio, ti piace il tuo nuovo vestitino da Batman? No.
Non ti piace il tuo nuovo vestitino da Batman, amore mio? Fatti vedere quanto sei bello. Denver, amore, oddio, sei bellissimo. Sei gattino vestito da Batman più bello e più elegante di tutto il mondo. Sei solo tu, tutto bianco, un poco arancione, con le ali da pipistrello nero. Sei bellissimo, amore mio. Amore mio. Oh, amore, anch'io ti amo tanto. Adesso che sono strapiena di peli e che abbiamo visto che il gatto Denver non sconfiggerà tantissimo il suo nuovo vestitino, ma pazienza, vorrei farvi vedere questi, che sono gli orecchini più assurdi che io abbia mai visto sulla faccia della terra. Anche in questo caso me ne sono arrivati due, che cosa volete che vi dica, non lo so. E forse era la giornata del paghi uno e ricevi due. Questi sono degli orecchini fatti praticamente a forma di sacchetto con pesciolino, di quelli praticamente che tu vinci quando vai al Luna Park, ok? Perché non c'è solo il sacchetto del pesciolino in plastica, dici tu, no? Direte voi, sarà il pesciolino con la plastica, no, c'è anche il pezzettino di nylon, che è letteralmente nylon, e anche sotto, ad avvolgere il pesciolino con l'acqua, c'è proprio il sacchettino di nylon. Eccolo qua indossato da me, e evidentemente c'è chi piace, può essere anche insomma, gusto personale, vorrei dire, perché no? E questo è il nostro orecchino. La cosa che dà più fastidio è sicuramente questo pezzetto di nylon che ti sta appiccicato all'orecchio o alla guancia, ancora peggio. Fa tipo il solletico. Però tipo, boh, che ne so, per carnevale potrebbe anche essere un'idea alla fine, non lo so. E poi, per finire in bellezza, abbiamo i calzini modello scuoiato, praticamente. Sono calzini fatti di muscolo, praticamente come se tu venissi scuoiato e si vedesse sotto la pelle il muscolo, oppure sono tipo due bistecche, non lo so, proviamoli e vediamo che assurdità ne viene fuori, come se io avessi mai il coraggio di indossarli in pubblico. No. Chissà se riuscite a vederli in modo decente, fanno abbastanza impressione, vi devo dire la verità, ma dal sito sembravano più impressionanti, se così si può dire. Comunque, questi sono i calzini, sono sicuramente i calzini più assurdi, dopo quelli di Trump con il pettinino e i capelli da spazzolare, i calzini più assurdi che io abbia mai visto nella mia vita, soprattutto indossati fanno senso. E questo è quanto per il video di oggi, mia family. Fatemi sapere se vi è piaciuto, se ne volete altri con il sito Wish come protagonista. Soprattutto fatemi sapere se Wish è un sito da cui voi ordinate spesso, perché mi sa che è famosissimo, quindi mi sa che molti di voi già lo conosceranno, anche perché ho già fatto video su questo sito. Fatemi sapere tutto nei commenti. Noi ci vediamo domani, eccezionalmente di sabato, con un nuovo video, perché ne ho saltato uno giovedì e quindi recupero il sabato per farvi avere sempre 5 video a settimana. E niente, a domani, bacio grande, ciao.